Sono risultato positivo al Covid-19. Purtroppo sono risultato positivo al coronavirus. Purtroppo di questo vi informo in questo video di oggi, cari utenti di YouTube. I sintomi che possiedo sono febbre, ho 38, 38 e mezzo, mi gira la testa, ho le mani fredde, mi sento debole. Ho mal di testa, ogni tanto mi si forma come un cerchio la testa, mi sento triste e trascorro molto tempo sdraiato sul letto. Ok? Oltre a questo, purtroppo mi trovo in una condizione di debolezza totale, assoluta. Non riesco a fare nulla. Ok? Di recente ho fatto questo tampone, purtroppo non è uno scherzo. Mi piacerebbe che fosse uno scherzo, ragazzi e utenti di YouTube, ma purtroppo non lo è. Il tampone l'ho fatto di recente, ci ho impiegato circa 6 ore di tempo, risultato positivo al Covid-19, al coronavirus, e in me è sorta una grande preoccupazione. Cioè, che cosa ne sarà di me? Quali saranno le situazioni che mi vedranno protagonista in futuro? Oltre a ciò, oltre a questi sintomi, aggiungo che ho sviluppato aggiungo che ho sviluppato del mal di gola. Io mi sveglio la mattina e da qualche giorno ho il mal di gola. Io perché ho scelto di fare il tampone? Molto semplice, perché avevo giramenti di testa, avevo mal di testa, ho mal di testa. E poi, misurandomi la temperatura, ho notato che stava intorno ai 38. Così, di comune accordo con i miei genitori, mi sono recato in un ospedale qui di Roma e ho eseguito il test, ho eseguito il tampone. Esito positivo. Purtroppo sono positivo, ragazzi. Ecco, io non ho tanta felicità in me nel dirvi ciò. Sono scontento, sono insoddisfatto, sono triste, sono amareggiato, sono deluso, sono affranto. Sono affranto dal dolore e questa situazione ovviamente si ripercuote sul mio carattere, perché in genere sarei felice, sarei contento, sarei soddisfatto, sarei pimpante, e invece no, sono purtroppo negativo, sono purtroppo triste, sono purtroppo amareggiato e non riesco a vedere un briciolo di luce in questo tunnel nel quale purtroppo sono finito, nel quale purtroppo sono precipitato. È un baratro senza uscita, è un labirinto senza uscita, va bene? Ora, chi è stato a contagiarmi? Probabilmente Orfo90, che ha un familiare che ha contratto il Covid-19, potrebbe essere stato lui a coinvolgermi, o meglio a contagiarmi. Perché? Perché è molto semplice, perché vivendo Orfo90 con questa persona, con questo familiare, probabilmente ha sviluppato il Covid-19, il coronavirus. Di conseguenza me lo ha trasmesso, potrebbe avermelo trasmesso, ok? Ora non so se Porfo90 ha il coronavirus oppure no, però penso che se facesse il tampone risultasse positivo, anche perché qualche giorno fa mi ha detto: caro Leandro, devi sapere che purtroppo ho dei lievi giramenti di testa e ho la temperatura corporea che un po' è salita. Di conseguenza ho paura che Porfo90 mi abbia trasmesso, mi abbia contagiato il Covid-19, il coronavirus, ok? Ora, e ripeto ancora, ora, non è che sto benissimo, ok? Cioè la febbre purtroppo rimane intorno ai 38, poco fa l'ho misurata 38, 38 e 2, ok? Il mal di gola è forte, purtroppo c'è la tosse anche. Mi sento debole, mi sento la testa pesante, mi sento mal di testa, mi sento come se qualcuno mi stesse dando tante botte in testa, ok? Cioè mi sento dei giramenti di testa piuttosto forti, piuttosto elevati. La voce non è al top, come sempre, e mi sento piuttosto affaticato, ok? Trascorro molto tempo nel letto, ora sto qui sul letto di casa. E la voce anche si è abbassata un po'. Anche un po' la voce si è abbassata. Ok? Ecco, io
Voglio farvi capire che non è bello, non bisogna scherzare, cioè quelle persone che dicono il Covid-19 non esiste, e quindi dico guardate questo video, rendetevi conto di cosa è il Covid, di cosa è questo coronavirus del cavolo, perché non è vero che non esiste, cioè io porto in me i segni di questa patologia, e vi posso garantire, che non è semplice, che non è facile andare avanti, ok? Di conseguenza sono molto triste, sono molto amareggiato, va bene? Ora, io ho trasmesso questo perché? Perché voglio farvi capire come si vive. I miei genitori ovviamente stanno lontani da me. Io sono qua in questa camera. Loro stanno in isolamento, loro mi hanno messo in isolamento. Il dottore ha parlato con loro, ha detto mettete Leandro in isolamento. Non lo frequentate, se deve mangiare, che mangia in camera sua, se ce l'ha, e praticamente attraverso un piatto di pasta che gli somministrerete, fateglielo passare e lo prende, però non abbiate rapporti con lui, rapporti verbali, rapporti fisici e basta. Questa è la situazione, ragazzi, ok? Ora quindi io sono molto triste, sono molto debole, sono affaticato e con difficoltà vado avanti. Non è il primo caso di Covid-19 a Roma, ce ne sono già stati, per esempio anche la Pellegrini è rimasta coinvolta da Covid-19. Anche la Nunzia di Girolamo, la famosa politica italiana, se ben vi ricordate, è stata contagiata dal Covid-19, dal coronavirus, ok? Io pensavo che mai sarebbe presa a me. Pensavo che mai questa patologia mi arrivasse. E invece mi è arrivata. E invece mi è arrivata. E non sapevo che questo sarebbe stato. Va bene? Ringrazio tutti quanti, cari utenti di YouTube. Questo video di oggi termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. PS, vi ho accoglionato. Non ho il Covid-19, non ho il coronavirus. Però ve l'ho fatto credere, ve l'ho fatto credere. In quanto ho utilizzato le mie capacità attoriali per farvi capire che, in fin dei conti, si può diventare degli attori. Possiamo diventare di fatto, de facto, degli attori, se solo volessimo. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Ciao da Leandro, il malato, il sospetto malato di Covid-19, di coronavirus. Ciao a tutti e al prossimo video.